Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Volete qualcosa da bere? Io voglio un caffè latte, per favore. Un espresso per me, per favore. Un latte macchiato. Grazie. Perfetto. Grazie. Grazie. Che bello ragazzo. Tu conosci questo ragazzo? È un modello. Sì. Molto bello. Ecco a voi. Canzone. La cantava mia nonna che ha partecipato alla Resistenza italiana. Anche mia madre era partecipante e mi raccontava sempre la storia della Resistenza. La Resistenza è il movimento che è nato in Italia nel settembre del 1943, quando l'8 di quel mese il governo italiano provvisorio ha proclamato l'armistizio con gli alleati angloamericani. In quel momento il centro nord del paese era occupato dai nazi fascisti. Gli oppositori del fascismo, di fronte a questa fase più grave e drammatica della guerra, si sono riuniti in un Comitato di Liberazione Nazionale, CLN, che raggruppava comunisti, socialisti, azionisti, cattolici, monarchici, liberali. L'azione del partigiani è stata una vera e propria guerra patriottica per la difesa della nazione dall'occupante nazista e dai collaborazionisti della Repubblica Sociale Italiana. Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia ha proclamato l'insurrezione. Le truppe tedesche si sono così arrese al CLN prima dell'arrivo degli angloamericani. Ogni 25 aprile si festeggia perciò l'anniversario della liberazione. Oggi 25 di aprile, Dia della Liberazione Italiana. Ho con me una lettera di mia madre, vorrei leggerla. A voi converrà il dovere di addolcire il dolore di mia madre. Ditele che sono caduta, perché quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come l'ho tanto voluto io stessa. Sono morta per attestare che si può amare follemente la vita e insieme accettare una morte necessaria. Senza padre, senza madre, senza un nome, noi viviamo come gli uccelli in libertà. Figli di nessuno, per i boschi noi viviamo. Empecemos a
ver en internet sobre los partillanos, encontré sobre arte. Y como el arte a mí es algo que me gusta mucho, porque pinto, porque estudié historia del arte, empecé a investigar y vi que había una exposición que había sido el 25 de abril de este año, donde había pinturas, objetos, había pinturas de mujeres, soldados, con condecoraciones, había también los uniformes que llevaban, los objetos, un baúl chiquito con una foto, todo, a pesar de que es un tema muy fuerte, todo con colores muy, muy alegres, con rojos, verdes, amarillos. Bueno, estuve tratando de ver si esas pinturas las podía acercar, ampliar, ver mejor, pero no. Y el lugar de exposición fue Reggio Emilia, creo. Muy lindo, la verdad que fue una linda experiencia saber de todo esto. Bueno, a mí me tocó hablar un poco de lo que es el cierre y aparte el trabajo que desarrollamos a lo largo de todo este tiempo para lo que es la resistencia en Italia. Y bueno, una de las cosas que surgió de la investigación fue el tema de que en la resistencia había personas judías que formaban parte de los grupos de la resistencia, que trabajaban de manera activa. Y bueno, justamente de la investigación encontré un personaje que es Franco Cesena, ¿no? Y bueno, este chico formó parte de la resistencia, es el partisano más joven. Y bueno, él nació en Bolonia en 1931. Y bueno, su familia formaba parte de la sociedad italiana, pero en el momento que asumió, bueno, el nazismo en el gobierno, entonces tuvieron que dejar. Él iba a una escuela que era pública y tuvo que pasarse a otra escuela que era transitoria. Y después de eso, bueno, él forma parte de un grupo de partisanos. Y entonces él en la montaña, mientras estaba luchando, bueno, lo fusilan. En Italia, como les estaba mostrando la imagen, esta es la estampilla que hacen en conmemoración a él. Y bueno, en Italia digamos que es una persona reconocida, pero solamente para el que, ¿cómo se podría decir?, como que formaba parte de lo que es la resistencia. Así que bueno, les comparto esta imagen, no sé si se ve bien. Perfecto. Bueno, eso es todo. Ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti, chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, assaltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo 20 anni e un bel ponte,